medico e fisico ci accompagna dal nostro primo congresso, quindi non ha bisogno di grandi presentazioni, veramente ringraziamo per la... Ho inciso che dal primo momento che abbiamo iniziato. Quindi ormai lo conoscete tutti, lo ringraziamo per averci accompagnato fino qui e farà una chiacchierata col professor Orosco, bene, benissimo, che è medico chiaramente e si occupa di biochimica, immunologia, riproduttiva, eccetera, ed è specializzato anche in nutrizione, naturopatia, agopuntura, nonché biofisica e biologia. Ok? Quindi volentieri vi ascoltiamo e grazie. Dunque, il tema di oggi è epigenetica, ma vi devo dire che io ho fatto una bella intervista sull'epigenetica solo qualche giorno fa e nell'intervista dicevo in maniera molto chiara che cos'è l'epigenetica. L'epigenetica è una nuova scienza nata 70 anni fa da un genetista, ovviamente, e non ci vuole grande fantasia per dire che l'epigenetica si occupa di geni. Diciamo che prima dei 70 anni i geni per noi erano legati ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri avi. Dal momento in cui è nata questa nuova scienza abbiamo visto che le cose, sì, sono proprio così, ma non del tutto così. Perché? Perché ci sono una parte di geni che possono essere influenzati dall'ambiente esterno. E per ambiente esterno cosa intendiamo? Intendiamo sicuramente l'aria, l'acqua, il suolo, l'alimentazione, i successi o gli insuccessi. E allora voi vedete che le cose sono un pochino più complicate. C'è una parte sostanzialmente che di geni che è sostanzialmente variabile in funzione di questi parametri, dei rapporti, dello stress. E allora forse quando il mio amico Carlos mi ha proposto di venire qua e fare un dibattito tra me e lui, io mi ero posto il problema di dire benissimo, allora andiamo subito sull'epigenetica. Ieri l'ho incontrato a Milano per metterci d'accordo nel dire vabbè, tu cosa dirai, io cosa dovrò dire, e io sicuramente farò una parte, tu ne fai un'altra. Allora io tiro fuori dalla mia tasca questo promemoria scritto da lui e allora ho detto manca un leggio, adesso lo metto qua, vedete il promemoria, e nel promemoria c'è scritto guarda, tu dovrai parlare insieme a me di energia, tu dovrai parlare insieme a me di risonanza, tu dovrai parlare con me di dualità e poi di acqua. Ma ragazzi, io sono da 5 anni che sono qui in mezzo a voi, vi ho parlato lungamente di energia, vi ho parlato lungamente della dualità, vi ho detto l'energia è qualcosa che per noi fisici, come fisici, è innaturale, l'avete sentito dal collega del CERN che è arrivato, ma per noi medici, ma quale energia? Ma che energia? È un concetto che non ci appartiene, ma fortunatamente da qualche anno a questa parte qualcheduno di noi, e forse tra qualcheduno di noi c'è chi vi parla, da 20 anni porta avanti il concetto di energia nell'interno del corpo umano. Finalmente, e dalle relazioni che ci sono state stamattina, che sono stato molto attento ad ascoltare,
finalmente i concetti biochimici sono una parte della realtà del corpo umano, ma c'è un'altra realtà che si chiama biofisica, che si chiama energia, che si chiama campo elettromagnetico. E allora quando Carlos mi ha detto parliamo di energia, vabbè, e la risonanza l'avete sentita oggi? L'ultimo, la dottoressa che ci ha preceduto, che si è messa a cantare e ha espresso dei suoni, delle melodie. E come avete reagito voi? La dottoressa si è messa a piangere e voi eravate in silenzio, religioso silenzio, perché avete assorbito il canto, le frequenze, la biorisonanza. E allora voi capite che il secondo punto, biorisonanza, acqua. Ma questa mattina tutti voi avete parlato di acqua, dell'importanza che la vita nasce dall'acqua. Ma io vi ho fatto 2 anni fa una lezione in cui io ho dimostrato, e forse veramente tra i primi in Italia, di come avvengono le reazioni biochimiche, che noi fisici, noi chimici non sapevamo, e che anche i medici ignoravano totalmente. E che cos'è che vi ho dimostrato 2 anni fa? Attraverso una lezione che mi permetteva di far capire tutti i passaggi, anche se erano complessi, mi sono permesso di dimostrarvi che le reazioni biochimiche avvengono solo e soltanto perché nel corpo umano c'è acqua. Perché se non ci fosse acqua, nessuna reazione biochimica potrebbe avvenire. E vi ho dimostrato che avviene la reazione biochimica attraverso il fatto che l'acqua genera un campo elettromagnetico. E attraverso la nascita di questo campo elettromagnetico che si incontrano le molecole, attraverso un fenomeno che si chiama di biorisonanza. Allora le molecole non si attaccano a caso, ma si attaccano attraverso la risonanza che avviene col campo elettromagnetico dentro l'acqua. E allora voi capite bene che il terzo punto, acqua, mi ha messo nelle condizioni di dire, beh, non è che voglio ripetere le cose che io vi ho detto, perché alcune di voi continuano a seguirmi da lungo tempo, vedono le mie lezioni, i miei studenti in università sanno le cose che dico e che dimostro. E allora è con grande piacere che io lascio il microfono al professor Carlos, perché io so già le conclusioni, quindi non posso anticiparlo, e casomai farò in modo di dare ulteriori spiegazioni, e spero che lui non faccia troppo il matematico per evitare che voi vi addormentiate. Allora, Carlos, a te la parola e io rimando a disposizione. Sì, grazie. Posso mettere via gli appunti, eh? Ok. I'm sorry, I wish my Italian was better, but I can say buongiorno, è un piacere stare con chi qui, con te. Chiedo scusa, mi dispiace tanto di non parlare bene italiano, ma in italiano so dirvi buongiorno e sono veramente felice di essere qui con voi a Piacenza. What I would like to do is
thank all of you for being here. Thank you so much for that lovely brief introduction, and thank you so much for translating. Bene, ci tengo molto a ringraziare tutti voi per essere qui quest'oggi. La ringrazio anche per la bellissima presentazione e grazie a me per la traduzione. We're going to talk about energy, resonance, duality, water, and epigenetics. Oggi parleremo di energia, risonanza, dualità, acqua ed epigenetica. This morning we heard about intention. Questa mattina abbiamo sentito parlare di intenzione. Intention is the what. L'intenzione rappresenta il che cosa. Then it's got a purpose. What for? Poi c'è lo scopo, cioè per che cosa, a che fine. And then it's got certain significance. Why? E poi c'è il significato, il perché. When we have this, we can start spinning. Quando abbiamo queste tre cose, a quel punto si può cominciare con lo spinning. Due to coherence. E si arriva alla coerenza. And if we do what we say, we think we are happy. E se iniziamo a fare quello che diciamo e quello che pensiamo, alla fine siamo felici. And that is called harmony. E tutto questo si chiama armonia. And that makes life. Armonia che crea la vita. A natural flow of energy. Un flusso naturale di energia. To do this, we need to exchange information. Per fare tutto questo dobbiamo scambiare informazioni. Through communication. Questo scambio avviene attraverso la comunicazione. So that energy. In modo tale che l'energia. Can turn into matter. Può trasformarsi in materia. And then matter and energy become interchangeable. A quel punto la materia e l'energia diventano intercambiabili. So your thoughts. Il vostro pensiero become your reality. Diventa a quel punto la vostra realtà. Whatever you think, tutto quello che pensate, you can find. È riscontrabile, lo potete ritrovare. Through resonance, attraverso la risonanza, that you seek finds you. Quello che voi state cercando trova voi. You don't find it. Non siete voi a trovarlo. It finds you. È quel qualcosa che trova voi. So you are at the right time. Questo significa che vi trovate al momento giusto, right place, nel posto giusto, with the right person, con la persona giusta. Talking about the right thing. E in quel momento state parlando della cosa giusta. And it's effortless. E questo senza alcuno sforzo. It just happens. Semplicemente avviene. Because there's a flow of energy. Questo avviene perché c'è un flusso di energia. With coherence. Con la coerenza. So, energy builds up by spinning. Quindi l'energia si manifesta attraverso questa spinning, questa rotazione. And this is it. Eccola qui. A coil. Altro che una spirale. That makes a pyramid. Che crea una piramide. Which is that. Che è esattamente questo. And now, excuse me. E adesso. I'm gonna go back to the beginning. Then an atom. A questo punto un atomo. Which is a brick, che non è altro che un mattoncino, changes, inizia a cambiare into molecules, e si trasforma in molecole. A layer of bricks. Diventa uno strato di mattoncini. And then the molecules become monomers. Le molecole diventano monomeri. The monomers polymers. I monomeri polimeri. The rooms houses. E diventano stanze e quindi case. The houses, streets. Le case diventano strade. The streets form suburbs. Le strade formano dei sobborghi. And then we got suburbs make cities. Che a loro volta formano città. These are your cells. E questo fanno le vostre cellule. Non sono trillions altro che questo. Triliardi di cellule. The cities form states, as the cells form tissues. Le città formano stati come le cellule a loro volta formano tessuti.
and then the states from countries. Da stati si arriva a paesi, dai paesi ai continenti, dai continenti al mondo. And all that because of this. E tutto questo avviene proprio per questo. Energy. Ovvero l'energia. Spinning energy. Un'energia che va in spinning. And here we got structure and function. E qui abbiamo le strutture e le funzioni. Everything is coherent. Tutto è coerente. So we can actually transfer energy from one level to another. Questo significa che possiamo trasferire l'energia da un livello a un altro. Build up a beautiful ecosystem. Costruendo un meraviglioso ecosistema. We call that planet Earth. E questo meraviglioso ecosistema lo chiamiamo il pianeta Terra. We are one with the planet. E noi siamo un'unica cosa con questo pianeta. And the planet is one with us. E il pianeta è un'unica cosa con noi. And I am one with you. E io sono una sola cosa con te. And you are one with me. E te, tu, tutti voi siete un'unica cosa con me. We are known as humans. Noi siamo conosciuti come umani. The cell is the fundamental unit of life. La cellula è l'unità fondamentale della vita. Just like the planet is our home. Così come il pianeta è la nostra casa. And we together form a human biofield. E tutti insieme formiamo un biocampo umano. A living field where energy interacts. Un campo vivente in cui l'energia interagisce. And it exchanges something called love. E dove avviene lo scambio di quel qualcosa che chiamiamo amore. Because love means without death. Perché amore significa senza morte. Without. Ah, ok, è amore, la parola amore è A negativo privativo più morte. Quindi so, amore è senza morte. Welcome to eternal life. Quindi benvenuti alla vita eterna. And that is love. Che altro non è che l'amore. When we block that coherence. Quando blocchiamo questa coerenza. The system is disturbed. Il sistema viene disturbato. And this results in the body coming ill. E questo porta il corpo ad ammalarsi. Out of harmony. Perché esce dall'armonia. Out of love. Esce dall'amore. And the absence of love. L'assenza di amore. Is hate. È l'odio. And the absence of light. E come l'assenza di luce is darkness. È il buio. And the absence of illness. E l'assenza di malattia is health. È la salute. Welcome to the world of duality. E benvenuti nel mondo delle dualità. The biofield is emission of light. Il biocampo è un'emissione di luce. We are made of little particles called chromosomes. Noi siamo costituiti da piccolissime particelle chiamate cromosomi. Chromo means light. La parola chromo significa luce. And som means body. E soma significa corpo. And that means we are bodies of light. Questo significa che noi siamo corpi di luce. Alexander Fritz Popp described this. Alexander Fritz Popp. Alexander Fritz Popp aveva testato tutto questo. And also Carlo Rubbia, as you know. Così come Carlo Rubbia, che conoscete benissimo. Sappiamo oggi che siamo emissioni. And they all result from something that is related to love. E loro sapevano che aveva a che fare con qualcosa chiamato amore, che viene dal cuore. This is nature. Questa è la natura. Mendeleev and Dalton put this together. Mendeleev e Dalton hanno messo insieme tutte queste informazioni. According to a number. Secondo, in base a un numero. He called hydrogen one. Allora, l'idrogeno è collegato al numero 1. And hydros means water.
Idro significa acqua. And gen is genesis, which means beginning. E gen, idrogeno, gen, viene da genesis, ovvero inizio. Idrogeno means the beginning of water. Quindi idrogeno non è altro che l'inizio dell'acqua. The origin of water. L'origine dell'acqua. And there is a duality on that. Anche in questo caso c'è una dualità. Because in the same molecule. Perché all'interno della stessa molecola. You got two charges. Avete due cariche. One is positive. Una carica positiva. The other one is negative. E un'altra carica negativa. And that's why water can conduct electricity. E questo è il motivo per cui l'acqua può condurre l'energia, l'elettricità. And electricity is energy. E l'elettricità non è altro che energia. That is transformed into light. Una energia che è trasformata in luce. And here we are. A hydrogen is a dot. L'idrogeno non è altro che un punto. And in the universe we got quintillions of dots. All'interno nell'universo abbiamo quintilioni di punti. One dot. Un unico punto. That means harmony. Questo significa armonia. Oneness. L'essere unico. You and I in love, harmony. Io, te e voi siamo innamorati l'uno dell'altro, c'è armonia. Because we are unified. Perché siamo unificati. Then we got duality. E poi abbiamo la dualità. Helium. L'elio è rappresentato è il numero 2, è il 2. That means sun. Questo significa the sole. Il sole. And that is light. E ancora una volta è luce. And that is energy. Ancora una volta energia. And we got duality. E abbiamo la dualità. And we got the word and. E abbiamo la parola and. This cioè and that. Questo e quello, la dualità. Destra e sinistra. La destra e la sinistra. Up and down. Sopra e sotto. Yin and yang. Lo yin e lo yang. And many more. E molti, molti altri. So we go up. Quindi abbiamo su. And we go down. E giù. And we got duality. E abbiamo la dualità. We got left. Abbiamo la destra, la sinistra and la destra. E la destra. And we also have lines. E abbiamo linee. And we have circles. E abbiamo cerchi. That is male. Questo è l'uomo. That is female. E questa è la donna. Females are like this. Le donne sono così. Males are like this. Gli uomini sono dritti, senza curve. And here we got it, the Parthenon lines. E qui vedete nel Pantheon abbiamo le linee. This is Fibonacci. Questo è Fibonacci. And you can see the relationship between male and female. E vedete male. Il rapporto fra l'essere femminile e maschile. Three is a triangle. Tre è il triangolo. And here you got you, me and us. E qui avete you, me. Voi, io and noi. E noi. Noi. Okay. Noi is ban we love. E ancora noi è rappresentato dall'amore. Four is a quadrangle. Quattro è il quadrangolo. Uno, due, tre, quattro, but also four is a quadrangle. That is called resonance. Allora, un quadrangolo, qua ce ne sono quattro, anche qui quattro, questa è la risonanza. DNA has four letters. DNA è composto da quattro lettere. A, T, G, C. A, T, G, C. Communication. Comunicazione. Five is gratitude. Il cinque è la gratitudine. And gratitude is saying thank you. Gratitudine significa dire grazie con le with mani your hands, five fingers. Con le mani giunte cinque say dita. Thank you. Grazie. This has many implications because there is a spin. E questo ha tante implicazioni proprio perché inizia lo spinning. This is integration of matter and energy spinning.
Questa è l'integrazione della materia e dell'energia che provoca uno spinning. And as this happens, there is vibration. E quando questo avviene, si crea una vibrazione. And we vibrate with the same things that spin at the same frequency. E noi vibriamo con la stessa frequenza di questo elemento che spin, che and fa il soggetto lo spin. With the voice of this beautiful woman who came to sing. E lo abbiamo sentito attraverso la voce di questa bellissima dottoressa che era prima qui sul palco, l'abbiamo sentito nella sua voce. And we reacted. We had tears. E abbiamo tutti reagito con le lacrime. And the baby feels at home. E questo fa sentire i bambini, i neonati, a casa. All the vibration and resonance. Questo avviene attraverso la vibrazione e la risonanza. Then we got isomerism. E poi abbiamo l'isomerismo. And hexagon. E l'esagono. That means same unit, same triangle, one up, one down. Che significa unità, lo stesso triangolo, uno verso l'alto, uno verso il basso. This is life. Questa è la vita. We're going down. L'esagono che ci spinge da questa parte. Every time. Oh, and then once we have that, everything spins. E quando si raggiunge questo, tutto inizia da solo a ruotare. And energy spins. E l'energia ruota. And we got now seven. It's a circle. We complete a cycle. E questo, a questo punto si arriva al 7. Il 7 è un cerchio. Il significato è il ciclo. Seven days in a week. Sono 7 giorni della settimana. 52 weeks in a year. 52 settimane nel corso dell'anno. Seven notes in music. Sono 7 le note musicali. Seven colors in the rainbow. Sono 7 i colori dell'arcobaleno. A physiological pH of 7. Quindi un 7 fisiologico. Seven continents. I 7 continenti. Seven oceans. I 7 oceani. I was born in July. Io sono nato il mese di luglio. The 7 months. The 7 luglio. Octagon. E qua arriviamo all'ottagono, l'otto. And that is infinity. Che rappresenta l'infinito. And here we got the beautiful molecule of water. E qui abbiamo la bellissima molecola d'acqua. When it forms an hexagon. Che forma un esagono. Hexagonal water. L'acqua esagonale. And then when it's like this, it's like this. Quando è in quella forma, la sua rappresentazione fotografica è quella più a destra. And this is through energy. Invece questa attraverso l'energia. Energy that we can pass on using a little device, which is a coil. L'energia che, come vedremo, possiamo far passare attraverso un piccolo dispositivo che altro non è che una spirale. And then we got number 9. E questo ci porta al numero 9. That's 8 and 1, 9, 7 and 2, 9, 6 and 3, 9, 5 and 4, 9. Il 9 è composto da 8 e 1, da 7 e 2, da 6 e 3, da 4 e 5. And we got, if you follow, this is 0. Se seguite bene, questo è lo 0. The dot. Il punto. 1. C'è l'1. 2. 2. 4. 4. 8. 8. 10 e 6. 1 and 6, 7. 1 e 6 fa 7. 16 and 16, 32. E 16 e 16 fanno 32. 3 and 2, 5. 33 e 2 fa 5. 32 and 32, 64, 64, 10, 1 e 0, 1. Allora, aspetta, 32 più 32 fa 64. 64, 6 e 4 fa 10, cioè 1 e 1. Uia è l'unità. Harmony. Noi siamo armonia. Spinning again. Che continua a girare. And we can go on and on. E questo non finisce più, potremmo continuare all'infinito. And duality says if you're gonna go on like doubling. La dualità ci dice che se continuassimo a raddoppiare. You also need to have. Cioè se possiamo raddoppiare, dobbiamo anche però dimezzare. Here we go. We got 0, 1.5, 1 and a half.
E qui in effetti dimezziamo da 0 a 0,5, da 1 a 0,5, da 0,5 a 0,25 e poi e così via, 0,125. 1.25, that's 8. E 0,125 non è altro che 8. And then 0.25. E poi 0,625. E poi proseguiamo con le linee. We are going the other way. Questo significa che in questo modo stiamo girando dal lato opposto. And here we go. The spin. E qui lo spin. Will determine whether the zero becomes 10. Lo 0 diventa 10. Also can become 0,1. Oppure lo 0 può diventare 0,1. 2. Cioè due cose diverse. A seconda del lato in cui giriamo. Duality chooses two. Anche la dualità sceglie. Increase and decrease. Può salire, aumentare o diminuire. Up and down. Dar su o andar giù. Yang and yin. Yang o yin. Left and right. Sinistra o destra. Speed up, slow down. Accelerare o rallentare. Male, female. Uomo, donna. Duality. Dualità. So when choosing, choose both. Quindi quando dovete scegliere, sceglietele tutte e due. Not one. Non sceglietene solo una. If I give something to somebody, I say choose. Se io mostro qualcosa a qualcuno e dico scegli, prendine uno, prendi. They choose one. In genere la gente sceglie solo una cosa. You gotta choose both. No, voi dovete scegliere tutte e due. Or you can choose none. Oppure potete decidere di non sceglierne nessuna. A good choice. Che sarebbe una buona scelta. But never choose one. Ma non sceglietene mai solo una. This is the spinning energy. Questa è l'energia che ruota. This is a quantum field. E questo è un campo quantistico. Which is four. È costituito da 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Another field. Un altro campo. And another field. E un altro ancora. And this is another field. E questo è un altro ancora. Now, nitrogen has 7. Allora, l'azoto, scusate, ne ha 7. 7 times 4 is 28. 7 per 4 fa 28. And 2 and 8 is 10. 2 più 8 fa 10. And 1 and 0 is 1. E 1 e 0 sono l'1. Harmony. Ancora una volta, armonia. And that is found here. E la troviamo qua. This is the same thing, 4 nitrogens. Questa è esattamente la stessa qua. Cosa? 4 azoto. Atomi di azoto. And iron. This ferro. Allora, scusa, è ferro. Yeah, this is called hemoglobin. E quest'altro non è che l'emoglobina. This is called chlorophyll. E questa è la clorofilla. Energy. Cioè energia. And here we got action. E qui abbiamo l'azione. Resonance reaction. Siccome parliamo di risonanza, abbiamo anche la reazione. And this one, this is direction southwest, this is northeast. Allora, quella è la direzione sud-ovest, quest'altra è la direzione nord-est. This allows this vortex to form. E quella freccia rossa lì in giù permette la formazione del vortice. It's the same as color as that. E vedete che hanno lo stesso colore la linea e il vortice. That is the law of attraction. E quest'altro non è che la legge d'attrazione. Like attracts like. Cioè una cosa attrae il suo simile. But Coulomb. Ma Coulomb said, invece disse. Opposite charges. No, le cariche opposte attract. Sono le cariche opposte ad attrarsi. Similar charges repel. Le cariche simili invece si allontanano. That's not true. No, non è vero, non è così. Perché the red, il rosso attracts the red. Attira il rosso. This is the genotype. Questo altro non è che il genotipo. This is the phenotype. E questo è il fenotipo. What we see. Cioè quello che noi vediamo. And the once we have the blue here, it attracts the blue here. E la linea blu laggiù, violetta, attira la spirale blu. But with the phenotype, ma con il fenotipo, we see that opposites attract. Noi vediamo che sono gli opposti ad attrarsi. And that's not true. Ma non è vero.
Because red attracts red and blue attracts blue. Perché? Perché il rosso attira il rosso e il blu attira il blu. And when we do that, then we call the yellow that brings the green. E qua lo possiamo vedere qui il verde. The green attracts the green. Okay, la freccia verde attira il verde. And the yellow e il giallo attira il giallo. So now we got light from the sun and chlorophyll from the plants. Questo significa che abbiamo la luce del sole e la clorofilla delle piante. And if we were to look, they interact. E se dovessimo andare a guardare la loro interazione in a quantum field, in un campo quantistico, and they interact, vedremmo che interagiscono in questo modo form a cube in the middle, e formano questo cubo al centro. And you can show them the cube is in the middle. Vedete che il cubo è proprio nel centro, nel cuore. Vedete? It's called the Metatron cube. And that one can questo è il Metatron cube. E lo si può far girare. It's energy. Questa altro non è che energia. And now you can see up and down. E vedete su e giù. And here is chlorophyll. I mean, this is hemoglobin. Questa è l'emoglobina. Arterial blood, venous blood. Il sangue arterioso e il sangue venoso. And here is chlorophyll. Questa è la clorofilla. The sun of this, with the light of the sun. Con la luce del sole. And this is the way the vortices interact. E questo è il modo attraverso cui il vortice e la linea interagiscono. And we form a coil. E formiamo questa spirale. Because all this spins. Perché e tutto questo comincia a ruotare. And this goes inwards, this goes outwards. Quindi uno va verso l'interno, l'altro verso l'esterno. Ancora una volta, dualità. Uno va verso fuori, uno va verso dentro. And you attract things here. E voi attirate le cose qui, al suo interno. This is it. That's it. E questo è lo stesso modellino che abbiamo qui in realtà. And this is all here by love. E qua lo vedete, c'è scritto ti amo. In diverse lingue. And here it is all about resonance, vibration and frequency. Risonanza, vibrazione e frequenza. Tutto abbiamo parlato di queste tre cose. And love is the answer. E la risposta è amore. For any human need. Amore per tutti gli esseri umani. Come potete vedere, this questo is energy. È energia. This is light. È luce. This is life. È vita. And the earth uses that. E la terra utilizza tutto questo. Because we are immersed in a matrix. Perché siamo immersi in una matrice called space-time. Chiamato spazio-tempo. Einstein did this. Lo ha fatto Einstein. Quantum mechanics. La meccanica quantistica. Says that's not true. Dice che tutto questo non è vero. Because there's no space, there's no time. Perché ci dice non c'è spazio, non c'è tempo. There's only one dot. Ma c'è solo un punto. Only one. Solo uno. Here and now. Qui e ora. There's no other. Okay. Gravitational waves allows this to move on space. Le onde gravitazionali permettono a questo di muoversi attraverso lo spazio. And now we got technology. Ma oggi abbiamo la tecnologia. To bring epigenetics. La tecnologia che ci consente di portare l'epigenetica. Signals from the environment. Cioè i segnali che vengono dall'ambiente. That affect your physiology. E che hanno un effetto sulla vostra fisiologia. We can tell you what these are. Cioè prende e noi oggi grazie alla tecnologia siamo in grado di dirvi che cosa sono. All we need is vibration. Frequency. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono vibrazioni, frequenza. And something called love. E un'altra cosa chiamata amore. And when you have this, develop technology. Allora, e quando abbiamo prendendo una cosa del genere, grazie alla nostra tecnologia, with one strand of hair, basta un solo filo, un solo capello, we can decode information from within you.
noi riusciamo a recuperare e decodificare le informazioni che vengono dal vostro interno. And we can tell you how the environment is affecting you. E possiamo dirvi in che modo l'ambiente circostante vi sta, che effetto sta avendo su di voi. In your state of wellness and well-being. E possiamo raccontarvi del vostro stato di benessere e di salute. When you take the hair and put it on that machine, quindi prendendo un capello e mettendolo all'interno di quella macchina, 15 minutes later, solo 15 minuti dopo, you get a report, ricevete un resoconto, un rapporto, telling you what sort of frequencies are affecting your body, che vi spiega quali frequenze stanno avendo un effetto sul vostro corpo, what type of amino acids you need, quali sono gli aminoacidi di cui avete bisogno, what type of vitamins you require, quali sono le vitamine di cui avete bisogno, what sort of food you need to get rid of, e quale cibo o a quali alimenti dovreste eliminare for 90 days, e tutto questo per 90 giorni. And do that four times in a year. E questa operazione va fatta 4 volte all'anno. So it's very important to know where your body is heading. Perché è importantissimo sapere in che direzione sta andando il vostro corpo. So that through a hair scan you can make the right decision. In modo tale che semplicemente studiando e valutando un capello si possano prendere le decisioni corrette. What it does is in this machine called the S-Drive. Quindi questa macchina, chiamata S-Drive, decodes information from the hair ball, non fa altro che decodificare le informazioni contenute nel bulbo pilifero, which is found within the Isamayo biomarker, che non è altro che un biomarker, and it generates its own signature wave, e genera una serie di onde segnali. Esta firma, la firma, es la S, the S-Drive. Questa è la firma, la S sta proprio per signature, cioè firma. So you can get to an exciting destination if you follow this. Beh, se seguite questo tipo di direzioni arriverete in una destinazione piuttosto interessante. A lasting state of optimal wellness and well-being. Arriverete a uno stato di benessere e di salute ottimale. So that you can look younger and live longer. Questo vi farà sembrare più giovani e vi farà vivere più a lungo. And now, this is the ultimate. This is a drop of water. E adesso per concludere, questa è una goccia d'acqua. Seen under the microscope. Vista al microscopio. In dark field microscopy. Un microscopio a campo scuro. We use the same technology. Ecco, noi usiamo esattamente la stessa tecnologia. To allow that to become that. Per permettere a quello di diventare quest'altro. This is a drop of water. Questa non è altro che una goccia d'acqua. Where an intention was placed in it. All'interno della quale è stata posta un'intenzione. And the intention was give love. E l'intenzione era dai amore. And receive love. E ricevi amore. And therefore. E quindi. There's a heart. È venuto fuori un cuore. Inside a droplet of water. All'interno di una goccia d'acqua. Thank you very much. Grazie molto. Grazie, professor Fagiari, dottor Orozco. Tanto per rimanere in tema, non era previsto, non è che ci siamo messi d'accordo assolutamente. Grazie anche a Raffaella per la traduzione. Che dire? No, c'è soltanto da dire provare. A questo punto. Provare, nel senso che qualcuno di voi può fare un test e andate a vedere, il test è completamente gratuito, mi sembra, no? E è al di fuori della sala. Grazie. Grazie. E poi ci sentiamo per la tavola rotonda. Grazie, professor Spaggiato. Grazie, dottor Rosso.